Buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale. Siamo qui ancora con gameplay, nuovo gameplay di Forza Horizon 3. Siamo non dove ci eravamo lasciati la volta scorsa, perché mi ha ributtato direttamente, ovviamente sono uscito dal gioco e mi ha ributtato al festival, alla sede del festival. Siamo in pausa, ma adesso vi faccio vedere una chicca. Con la nostra Mustang abbiamo beccato un mito del gameplay, ovviamente non è lui, ma è il suo drivatar. Comunque è sempre lui, Non ci sta giocando lui direttamente, ma è il suo drivatar. Andiamo a scoprire chi è. Eccolo qui. È quel tale Ale, ragazzi, con una 205 Turbo 16 spettacolare. Beh, io ho seguito tutti i gameplay di quel tale Ale, quindi ritrovarmi a giocare con un suo driver, anche se è solo un driver, ragazzi, ma comunque riprendiamo la nostra avventura qui in Horizon e vediamo dove possiamo andare. Allora, andiamo un percorso sconosciuto e vediamo che cosa ci fanno fare. Ah, ok, però un attimo, perché prima di tutto io devo cambiare. Ok, allora, visto che dicevamo, ABS disattivato, sterzo, simulazione, controllo trazione disattivato, tutto disattivato. Cambio, per adesso lo tengo automatico perché ancora devo capire bene il gioco. Traiettoria, solo frenata per adesso. Danni usura pneumatici avrei messo anche simulazione, però ho sentito che la macchina si ferma praticamente, quindi mettiamo solo superficiale. Riavvolgi per adesso sì. Niente, per la difficoltà facciamo esperto, dai, vediamo come può essere. Faccio vedere anche l'audio. Ho disattivato la radio e la musica che comunque si sente un po'. Voce GPS assolutamente è antipaticissima. Quindi ok, possiamo procedere. Adesso sarà inguidabile perché piove pure, perfetto. Mettiamocela all'interno. Ecco, abbiamo fatto un incidente con quel tale, perfetto. Sempre la nostra visuale. Comunque, come già dicevo, secondo me è un bel gioco, eh? Visivamente, ma che sembra, graficamente veramente bello, fatto bene. Il sound delle auto, almeno questo vuoto è riprodotto fedelmente. Poi vabbè, siamo in Australia. C'è niente da dire. Fare un po' di drift in spiaggia. Ah, comunque bellissimo. Davvero davvero bello, fatto bene. Cosa ci faranno fare qui? What a conspicuously nice spot for a race route. Just drive up to the marker to start. Percorso vista oceanica. All right, people want to see you racing. So let's start things off with a single race exhibition. Va bene. 5 km 3. Dai, vediamo di non far figurarci questa macchina. Su tutte le mascole c'è anche, partiamo, vediamo se la difficoltà è quella giusta.
La macchina stava volando. Notte spettacolare. Davvero niente. Una gara sprint praticamente, come si suol dire, quindi non è su un percorso che ci sono tanti giri da fare, ma è da punto a punto. Niente da già parlare proprio. Saltato checkpoint. Mamma mia, ho preso per un pelo. Pensavo di averlo lasciato. Comunque. Allora, come difficoltà dovrebbe essere giusto, perché comunque sono passati in vantaggio dopo metà gara, ma comunque non li stiamo staccando. Stanno attaccati, quindi per il momento direi che può essere la giusta soluzione. Oh, così che si arriva alla fine. Chalk it up, boss. That's a win. Plenty more to come, I hope. Assolutamente sì. Continuiamo. Vediamo un po' quanti premi ci danno. Se ci danno qualcosa. Per voi. Boss, we're very nearly at fan capacity. Just a few more and I can roll out the next stage of festival plans. Get you some new toys to play with. Qualche nuovo giocattolo già mi piace. Hey Alejandro, I'm your automated natural navigation assistant. Salve. You can call me Anna. I've been given an upgrade by the Horizon Tech team back in Cambridge. I'm going to suggest things for you to do and help you find your way around Australia. For now, would you like me to set you a route to the next activity? Ma anche no? Vabbè, Great. diciamo If you need di me again, just press down on the D-pad. sì. Ok, andiamo a vedere un po'. Che cosa dobbiamo fare? Comunque anche i riflessi di luce sull'auto sono veramente belli. Ecco, ancora sterrato, giustamente con la macchina perfetta per far sterrato. Un salto. This is a danger sign. These are Bellissimo. hazardous locations our scouts have identified and cordoned off for your safety. Or so you can easily find the best and craziest stunt jumps in the country. Whichever you prefer. Ah, per me è uguale, indifferente, vai. Mettiamo in pericolo la nostra vita. Still alive, boss? Excellent. They love that one. I'll tell the scouts to find more. Meanwhile, I'm about to go and have a very lively phone call with our insurance company. Sì. Povera assicurazione che deve pagare i nostri danni. Quest'altra gara. Perfetto, primo albero abbracciato. Non vedevo l'ora. Ma mi scusi, ma lei è ubriaco? Ma guarda qua. No, vabbè. Tranquillo. Niente cose. Hey Alejandro, this is a circuit race. All asphalt route, specified number of laps. Sound simple enough? Semplicissimo.
tutto se non mi frena sta roba. Circuito nel tramo, dai, tre giri ce li facciamo. Poi penso che chiudiamo il video. Facciamo qualche garetta così basta. Anche perché c'è un computer che non regge molto, quindi caricare a editare video ci metto 3 ore, 20 minuti di video. Exhibitions are big with the fans, so are skill chains. Remember, they don't just want you to win, they want you to do it in style too. E noi lo faremo con stile, va benissimo. Molto stile. Senza controllo trazione. Ciao. Sono essere tutti poveri, non so. Negli anni 90, secondo me è una delle macchine bruttissime. Non mi piace proprio. Ma sempre negli anni 90 l'ha fatta proprio male male. Ma tutto qua, dopo il gran capolavoro della Ford Mustang. Attenzione, un po' sembra mamma. Poi non devi fare questo. Eccolo qua. Uguale a prima, eh? Come on, boss. No cheating. Vabbè, adesso pioggia. Voi sapete che macchina mi avete dato, cioè che macchina ho preso. Giustamente mi farei verso la pioggia. Sbagliato. Posteriore. 200.000 cavalli. Contro la pizza. Ma con questa gara è si imbarca. Ok, sì. Dai, almeno quinto. So che è vergognoso, ma... la Coppa di Ghera, no, che bella. No, ma veramente graficamente sono delle belle chicche. Ma quarto. Sì. Non ci credo, non mi ha fatto neanche riavvolgere. Ma non ci credo. Prima abbiamo vinto e ce l'ha dato 8.000. Adesso siamo arrivati sesti, 11.000. Ma che... Hey Alejandro, I'm just in town at the Byron Bay site. You can barely move. People are everywhere. I think the time has come. Meet me there when you're ready to start the expansion. Ma subito! Espandiamo, espandiamo. Get down here, boss. We're bursting at the seams. Percorso.
Vediamo un po', dai, intanto. Abbiamo la macchina giusta per fare un rally cross. Ma sì, distruggiamo tutto. Ariamo i campi al posto dei contadini che saranno anche contenti. E risparmiamo un po' di lavoro. Siamo morti. Distruggo. Distrutto come volevi tu, una citazione classica. Arriviamo con stile. Cantiere proprio chilometri. All'insegna della tamarraggine. Welcome to the auto show. L'autosalute. Ok, io direi di fermarci qui. Per questa puntata è tutto. Io vi invito a lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto. Lasciate un commento su cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale, condividete il video. E ci vediamo a un prossimo video di Forza Horizon 3. Ciao a tutti!